Niente, è stata una partita secondo me incredibile, bellissima. Siamo una squadra che non molla mai veramente, questo mi piace, sono venuto proprio, ho scoperto questo in questo gruppo. E niente, il gol è venuto su Cifarelli in contropiede, l'ha messa sul secondo palo, bella alta e niente, l'ho presa di testa, il portiere un po' uscito a vuoto secondo me. E niente, sono felicissimo, dopo è venuta anche la vittoria contro comunque una squadra che dovrebbe lottare per i primi posti, quindi è una grandissima soddisfazione e 3 punti importantissimi. Boh, Domenica a Bellaria, partita facile. no, soprattutto in questo girone ho notato che nessuna partita è semplice. Qualsiasi squadra, poi soprattutto adesso sono anche rinforzate, penso. E sarà sicuramente un'altra battaglia, ma se giochiamo le partite come secondo tempo di oggi, si possono portare a casa punti e ci si può togliere anche soddisfazioni, penso. Cosa ha pensato Chiarini quando non era negli 11 titolari oggi? Vabbè, sono cose che ci stanno nel calcio, che il mister fa le sue scelte, tutti bisogna accettarle e è andata bene perché abbiamo fatto 3 punti importanti per la nostra classifica. Poi Chiarini ha fatto il primo gol in biancazzurro, il primo gol e dopo sei stato ammonito anche perché. Vabbè, consideriamo che non è il primo gol in bianco-azzurro, è il primo gol proprio in carriera. In 8 anni non avevo mai segnato, sono stato contento di essermi sbloccato oggi. E è stato munito, non so neanche io perché, sinceramente. Partita sarà domenica prossima? Vabbè, domenica prossima a Bellaria sarà sicuramente una guerra che per noi è fatale perché dobbiamo per forza far punti per rincorrere il nostro traguardo. Levare il prima possibile ai 45-50 punti. Scherzi, scherzi a parte, spiegaci il gol. Mi ha allargato una palla Adriano. E sono rientrato sul sinistro e poi senza neanche guardare ho calciato. Poi è andata lì e felicissimo. Ma tutti quegli sbandieramenti lì dell'assistente c'erano? Probabilmente sì, devo stare più attento a. Sì, ma non solo su Zani Macchia, anche su altri giocatori. Ah, non lo so, quello non lo No. so. Può darsi sì, di sì, può darsi di no. So che i miei c'erano perché non sono stato attento alla linea. Contento del gol comunque. Sì, assolutamente. Che voto ti daresti oggi? No, non lo so, sono contentissimo per la vittoria e sotto il 3-1 comunque sapevamo che potevamo far bene quando siamo rientrati, ci siamo dati la giusta carica e appunto abbiamo ottenuto i risultati che secondo me meritiamo.